Mammagina, allora dunque, qual di Alorca? Alorca! Aspetta che mi deve suggerire, aspetta, il mio fratello, aspetta. Allora. Che cosa vuol dire Alorca? L'ha detto già. No, che deve... Facci parlare, ti darà un aiuto importante. Sai che conosci il nome? Sì, te lo dico, è il signor mannaggia Cristo di Osbudellato, ma allora... Immaginavo che... ragazzi, queste cose... Ne abbiamo due di ragazze qui. Ma potevo giocare ai proverbi, giocare? Senti, mi dispiace che sei così maleducato, perché prima mi hai chiesto una domanda, poi bestemmi in diretta, Ciao, ti saluto, vai! Attenzione! Sembrano tutte cose, ma sono piene, alla fine... No, dai, no, ti prego. No, Filippo, dai, no, guarda! No, Dio, maiale! Siamo disperati! La ringraziamo, ciao! La ringraziamo, Conte Filippo. Allora, di che cosa si è parlato durante il primo programma in diretta andato in onda su TEF nell'ottobre del 1984? Della figa? Sì. Sei molto cafone, molto maleducato, ti devi vergognare perché siamo in diretta, quindi sei veramente una persona vergognosa, ciao. Sì. Dammi un aiutino, dimmi, perché siamo un po' di... Giuca Scappella? Non è Giuca Scassella, non è Giuca Scassella, abbiamo già detto che non era Giuca Scassella. Il giornale, e a quali ore va in onda? Dunque un attimo faccio un rapido conto, sì. Dunque dovrebbero essere 4 ore. Il signore è caduta la linea. No, è perché pensando e allora è caduta la linea. Tagliata a mo' di cravatta. Bravo. E viene fritta in latte materno. In olio, scusa. In olio, va bene, va bene, sì, 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 via. Si è sbagliato. No, perché è un dizionario qua, scusatemi. Sì. Il dizionario. Ascolta, vuoi il pallone o il cappellino? Volevo quella pelliccia di cane che avete dietro. La pelliccia di cane è di volpe, ma quella devi giocare col super premio, Fabio. Taglia. Vabbè, via, fate. Prego? È caduta la linea. Ok, allora. Cioè, come, che pallone? Questo, guarda. Il pallone che è? Il pallone per giocare? Ah sì, no, che devo... No. Va benissimo. Allora Giulia, porta il pallone. Ciao, buonasera. Qual è il verso? Qual è il verso? No, ma dai, ma scottone, non esagerare, io non credo che sia così questa persona. Ma le imitazioni sono sempre un po' caricate, buonasera, no? Buonasera. Vai. Vai. Di gusto? Vai. Sì. Pronti? Via. Non era questa non la era. Risposta, lui l'ha portato fuori strada, te l'ho detto io col verso che facevi. Il signore ha digerito bene. Vabbè, niente. Lo so, in questo momento anch'io insieme a te, quindi non ti posso aiutare. Piazza Stamazza? Qual è? No, quella non è. No, non è. Però vediamo allora. Scusa che c'è il televisore lontano. Ti aspettiamo. Il numero. Allora. TEF, Teleditore Fornari, mette in onda tutti i mercoledì alle 20.30 un seguitissimo programma in diretta condotto dal professor Menessini su temi di grande attualità. Qual è il nome del programma? Mi puoi dare un aiuto? Il puttana? Il battitore lì? Io pensavo una lavatrice. Pensavi la lavatrice? No, non pensavo, però se mi hai detto che non serve lavare. Dimmi un'altra cosa. Dimmi, penso un... ciocco di fumo. Prova un'altra cosa, vai. Qualcuno sta girando intorno, la categoria forse l'ha presa. È stata indovinata perlomeno la famiglia. E poi un altro regalo, che ti posso regalare una camicina? Beh sì, dai. Ma... molto bene, via, ti metto una camicina. Sì, ma fa la budellona, regalami anche qualcos'altro. Che devo fare? Questa è quella maleducata dell'altra volta. Non lo so, allora io non ho capito nulla e quindi... Che devo fare? In dove ci chiamano? Ah, è interessante. Speriamo che lo fanno anche da noi, mannaggia la madonna. Calma, Senti qua, come non detto, mi raccomando, scatole magiche, via. Allora, lo facciamo aprire a Luca, lo facciamo aprire a Luca. Sì, Luca, che è un bello ragazzo. Forza, vediamo un po'. Dai Luca, guarda un po'. Allora,
Niente da fare, niente da fare per il nostro amico di Sterpete. Ma io sapevo che già ti aiuto. Annaggia, la telefonata prima. Allora, Luca Di Bosco, vediamo un po'. Vabbè, tenta la fortuna, Luca. La prossima volta mettete le foci della Donatella. Eh? Non lo so, bene. Ma poi c'è la Donatella di mezzo. Era simpatico. Il Ghera ecco te qua. Lo inquadra e vediamo un po' se ti viene in mente qualcosa. Me lo date un aiuto? Ne abbiamo dati tanti. Abbiamo però detto che si usa per delle cose belle, in plastica o in pelle. Vediamo un po'. Che cos'è? Cose belle che fanno ogni tanto. Posso guardare un pochino? No, non si può. Vai, dici qualcosa. Che è una borsa? Una borsuola. Una borsuola? Una borsa. Una borsa per far cosa? Quando uno dorme stanno sotto gli occhi. Eh? No. Le borse, quelle per viaggiare. Le borse. Per viaggiare. Una valigia. Lui mi sta simpatico. Un beauty case. Andiamo a vedere che lui mi sta simpatico. Se il fatto che toglie quel cosino mi sa che c'è qualcosa. Attenzione. Di... Diciamo ecco, un po' di suspense. Secondo voi va bene? Voilà, benissimo. Bene, Donatella, subito il premio. Sapete? Subito il premio. Grazie, siete simpaticissimi.